Governador Gregores, amici. Tappa di oggi devastante. Non devastante, diciamo, sotto il punto di vista del tragitto, sulla difficoltà, però sulle lunghezze e sul clima. Altri record che personali che batto, perché comunque da una distanza di 80 qualcosa chilometri negli ultimi giorni sono riuscito a passare addirittura a 105, poi a 122, e domani si proverà a fare un'altra tratta ancora più lunga per cercare di sfruttare quello che le previsioni dovrebbero dare come un giorno dove il vento dà un poco di tregua alle persone, quindi meno folate. Vento sempre presente, però folate meno intense, meno forti. Vi faccio vedere un po' la situazione. Qui sto preparando tutta la mia roba del cibo. Ho cucinato, qui c'è una zuppa di riso con pollo, lenticchie, pane, prosciutto. Qui ci sono i bagni. Sono nel campeggio municipale di Governador Gregores, dove più o meno con 5 dollari, meno di 5 euro, mi faccio la giornata con tutti i servizi, devo dire la verità. Bagno con acqua calda, senza carta igienica. Qui c'è il posto della cucina per lavare le cose, e poi col wifi e tutto, acqua potabile, e qui ho messo la tenda. In teoria le persone dovrebbero mettersi lì dove dice bienvenidos, però mi sono messo qua perché il vento arriva direttamente da qua o direttamente da là, per cui ho questo spazio e anche tutto quel posto dove c'è il ragazzo con la tenda sulla Jeep che mi ripara dal vento. Potete immaginare i problemi che mi avrebbe creato mettermi lì. È più bello, però sono qui nell'aiuola con tanto di albero che mi protegge, per cui va benissimo così. Come ho detto prima, io mi fermerò qui una notte, fatto un po' di spesa, cercato di ricaricare un po' le batterie in previsione appunto della tappa di domani, perché ci saranno tanti chilometri d'asfalto, il ripio, come si dice qui in Latino America, di strada non asfaltata, e questo è un problema perché saranno più di 70 chilometri, più un'ottantina, anche qualcosa di più, d'asfalto. Qui immaginatevi la quantità di chilometri, si supereranno i 160 domani se tutto va come io dico. Qui partirò penso alle 5 e mezza di mattina, diciamo, sarò già attivo per partire appunto più o meno a quell'orario. Io vi do appuntamento a domani, adesso devo finire le mie cose e poi buttarmi direttamente a letto, perché sì, devo riposare. Queste sono le tappe, per quanto mi riguarda, da quanto ho capito, più difficili, più toste di questo viaggio sulla ruta 40, per cui si sapeva, lo sapevo, sono arrivato, le sto facendo, devo tirar fuori gli attributi e continuare così, amici. Ci vediamo domani.